Benvenuti alle teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano, e mio ospite il cinema italiano, uno dei più grandi attori al mondo, Giancarlo Giannini. Benvenuto Giancarlo. Ti ringrazio per questo, insomma, sono un attore, uno che si diverte a fare questo possiamo mestiere. Possiamo dire, Giancarlo, però, 200 film, protagonista principale in tanti di questi, doppiatore. Questa, tra l'altro, parleremo adesso della tua seconda opera da regista dopo Terno Secco, che è del 1987. Hai lavorato con i più grandi registi, hai lavorato con i più grandi attori e attrici, e devo dire che tutto il mondo, voglio dire, conosce e ancora adesso applaude Giancarlo Giannini. Vabbè, grazie, troppo buono. Allora, Giancarlo, possiamo darci del tu? Certo. Allora, tu sei qui per presentare Ti ho cercato in tutti i necrologi, un film di e con Giancarlo Giannini. Tu sei anche produttore. Purtroppo sono anche produttore. questa è la parte più difficile, diciamo, di tutte. Dal 30 maggio, ricordate, in tutte le sale, anteprima Torino, qui il 27 al Cinema Massimo, tra i partner film Giubileo, l'azienda torinese fra i leader nel settore delle onoranze funebri. Due attori di prestigio al tuo fianco, e il premio Oscar nel 1985, Amadeus nei piani di Antonio Salieri, F. Murray Abraham, e poi Silvia De Santis, che noi conosciamo per Distretto di Polizia. Allora, 25 anni dopo, dietro la macchina da scrivere, attore per un film che è un thriller. Anche un da scrivere, hai detto scrivere. Sì, perché sì, facendo... ma anche da scrivere. Ma anche da scrivere, perché avrei curato anche ovviamente la macchina da presa, no? Con Ti ho cercato in tutti i necrologi, una storia che è in parte vera, terribile. Ma guarda, è una storia, cioè, questo è un film che, intanto perché ho aspettato tanti anni per fare, ma guarda, io non è che ho il fuoco sacro di fare il regista, non è che ho mai, non ho fuochi sacri, io faccio quello che mi diverte, quello che, fare il regista è molto difficile, è un impegno notevole, però siccome la mia carriera di attore, io sono così, è più facile, non hai responsabilità, però quando hai in testa qualcosa che ti frulla tanti anni, lo voglio fare, alla fine non è che faccio il regista, lo faccio tutto, ogni volta finisco un film ne faccio un altro, no. Poi mi piace diversificare tutto in questo mestiere, dall'attore, il regista, potrei fare anche il direttore della fotografia, mi piacerebbe moltissimo, okay. Perché le cose, anzi, io ho cominciato da piccolo volevo fare il fotografo, andare in giro per il mondo con una Leica, che ancora ho fatto molte fotografie, cioè ho diverse passioni per quello che riguarda l'immagine. Anche per le invenzioni, no? Quello è tutto un altro campo, anzi, vabbè, non te lo dico, ma stavo preparando l'altra notte, proprio ieri notte, qualcosa che volevo portare qui perché tutti mi parlano, una cosa, un'invenzione che riguardava anche il film, però la finirò per fra qualche giorno. Se no te la portavo in anteprima. Peccato, perché tutti dicono: ah, ma tu sei inventore. No, non sono inventore. Ho dei brevetti a Washington, che sai, per avere un brevetto in America ci vogliono diversi anni, ma non conviene neanche fare. Io faccio sempre tutte cose e poi ti fregano. No? Tu hai fatto anche una giacca famosa. La no? Giacca di Toys, sì, quella di Robin Williams. Robin Williams è una per Barry Levinson, che avevo conosciuto. Ma come, torniamo al film. Ecco, torniamo. Allora, tu sei Nikita. Io sono Nikita, ma come nasce questa storia? Abbastanza curioso. Guarda, nasce come impressione addirittura da bambino, quando mi hanno portato al circo. Al circo avevo forse 5 anni, così, dove ci sono naturalmente i clown, che sono le cose che entrano. E improvvisamente questi clown che ti fanno ridere, uno dei due, quello che è più ciccione, che generalmente parla con una voce sottile, mentre quello sottile parla con la voce grossa, e fanno subito ridere perché è la comicità del contrasto, insomma, nasce da lì la cosa, si spoglia e diventa un cowboy, prende due pistole, allora sì, e mette in mano a questo, al suo amico, dei barattoli, una cosa in testa, pum pum pum, proiettili veri, riesce a colpirlo così. Dice: ma come? Sai che una volta al circo, quando molti anni fa, io ho molti anni, addirittura i diavoli volanti, quelli che chiamavano, non avevano la rete, poi è diventato obbligatorio. Quindi allora si facevano delle cose, il anche lanciatore di coltelli, anche abbastanza, i lanciatori di coltelli, eccetera. E quella cosa mi rimase un po' impressa, dico: accidenti, ma perché uno si sottopone a questa cosa qua? Molti anni dopo mi raccontarono che in Africa i cacciatori, quelli che andavano a fare la caccia agli elefanti, alle cose così, si erano un po'
scocciati di fare questo, e volevano cacciare l'uomo, cosa terrificante, naturalmente una cosa nascosta. Pagavano delle persone, gli davano un tempo nella giungla, probabilmente erano persone di colore, allora mi dicevano gli davano 1 milione, ma stiamo parlando di più di 30 anni fa, e se riuscivano a colpire, quindi poteva morire, il 1 milione andava alla famiglia oppure poteva salvarsi, faceva l'animale. Questa storia mi è rimasta molto impressa, che mi raccontava, prima non ci credevo neanche, poi ho scoperto che è qualcosa di vero, anzi, beh, penso che fanno anche in ancora. In America il Ku Klux Klan lo faceva con i neri, ma senza premio in caso di salvezza. Però vedi, insomma, ma addirittura quando facevo io il film in Canada, che stavo raccontando questa storia, sul computer, internet, appare un signore che si voleva fare una caccia, si sottoponeva questo a essere un target, sparato per 25.000 euro, dollari, hai capito? Cioè, scopri una realtà che comunque è nascosta, sotterranea, che è terribile. E da qui nasce l'idea di voler fare questa storia.